Uè, la Chiesa non paga le tasse! Falso! Vero! Dipende. Bentornati sul canale di Gross. Con il video di oggi si chiude la trilogia più attesa dopo Il Signore degli Anelli, dopo Star Wars. Vabbè, ciao. Devo fare un po' di hype. Non si può andare avanti così. Vada via! Soldi e Chiesa. Chiesa e soldi. Un binomio imperfetto che va avanti sin dall'anno zero. Pressa poco giù di lì, dal 33 dopo Cristo. Nel primo video abbiamo scoperto come fa la Chiesa a fatturare. Nel secondo video quanti soldi dia lo Stato alla Chiesa Cattolica. Oggi scopriamo invece le agevolazioni di cui gode il cattolicesimo in Italia e quanti costi debba sostenere lo Stato per la convivenza con la Chiesa. Premessone: un costo non è una cosa negativa. Bisogna valutarne gli impatti, la portata, l'entità, se è giustificato o meno. In poche parole, lo Stato del Vaticano è un buon coinquilino? O è quel tipo di coinquilino che trovi in cucina nudo a spegnere le sigarette nella tua tazza preferita? Storia vera che non auguro a nessuno. Se vi siete persi i primi due episodi, potete recuperarli cliccando qui sulla mia testa o in descrizione. A proposito, c'è forse un momento migliore di questo per ricordarvi di iscrivervi al canale? Probabilmente sì, visto che non avete ancora visto nulla, però mi sono ricordato adesso, quindi ve lo chiedo ora. Iscrivetevi, mi piace, condivisione, commento. Vai! Bando alle ciance, iniziamo! Agevolazioni e sgravi fiscali. Una delle voci che spesso passano inosservate quando si parla di costi, di spese, sono le agevolazioni, perché effettivamente non rappresentano un reale esborso monetario, però secondo me devono essere comunque considerate, perché rispetto a, diciamo, la tassazione standard, lo Stato si porta a casa meno soldi e quindi poi dovrà andare a recuperarli in altro modo. Chiaramente il caso più famoso e più discusso è quello della famigerata ICI. Il caso ICI. Tutto nasce nel lontano 1992, quando il governo si inventa l'imposta comunale sugli immobili, per gli amici ICI. In teoria alcune società avevano l'esenzione dal pagamento. Gli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, come dire... Come posso spiegarvi in modo chiaro, trasparente? Non si capiva un cavolo. E non ci capivano un cavolo neanche la Chiesa e l'erario. E così, nel dubbio, nessuno pagava. Perché a noi italiani sono sempre piaciute le cose fatte un po' così, alla cavolo. Passano 12 anni e si arriva al 2004, quando la Cassazione, con estrema tranquillità, decide che gli immobili commerciali, cioè quelli in grado di produrre affari, non sono esentati dall'ICI, neppure se sono di società no profit, come la Chiesa. O saranno stati impegnati a coltivare gli avocado. Ho letto che mo che pianti il seme ci vogliono 10 anni prima di raccogliere un frutto, eh? Bene, voi direte, mo che ci siamo chiariti, possiamo andare avanti. No? E invece no. Il Parlamento decise di andare contro la sentenza della Cassazione ed estese l'esenzione anche agli immobili commerciali della Chiesa. Alla Commissione europea, però, questa cosa non piacque tantissimo perché, come dire, era leggermente lesiva delle leggi sul libero mercato e sulla concorrenza, visto che di base erano un aiuto di Stato, e quindi chiese delucidazioni ai vari governi, Berlusconi, Prodi, cui questi risposero in questo modo. La genialata fu di inserire la dicitura attività non esclusivamente commerciali. Così di fatto bastava piazzare un altarino in un albergo e pum, ti diventava subito esente. Ma in Europa non ci cascarono. L'esenzione fu definita illegittima e la Corte di Giustizia Europea stabilì che i mancati introiti andassero recuperati. Invece no, perché lo Stato italiano qua tira fuori l'asso dalla manica e fa capire che quando ci teniamo a una cosa, cascasse il mondo, riusciamo ad ottenerla. Signori della Commissione di Giustizia Europea, non possiamo riscuotere i soldi, perché non sappiamo quanti ce ne devono! La Commissione di Giustizia Europea, che a quel punto probabilmente sarà anche un po' rotta le scatole di suggerirci come tirar su qualche quattrino, disse, vabbè. Vedetevela voi. Risultato? In teoria la Chiesa dovrebbe restituire l'ICI non pagata tra il 2006 e il 2011, una cifra stimata dai comuni in 5 miliardi di euro, frutto del mancato pagamento per 100.000 immobili.
ma allo Stato fanno schifo i soldi e quindi non li prende. E invece no! Nel 2012 l'IMU ha preso il posto dell'ICI, disciplinando meglio le esenzioni. È tutto a posto, direte voi. E invece no, perché diverse inchieste, come nel 2010 Il Sole 24 Ore, 2012 Fatto Quotidiano, 2015 Corriere della Sera, hanno dimostrato che gran parte delle attività commerciali della Chiesa, come gli alberghi o le scuole paritarie, non pagassero né l'IMU né la TASI, un'altra tassa, nonostante dovrebbero essere tenuti a farlo. E ancora, di norma per la locazione di un appartamento viene pagata l'IMU, come qualcuno di voi si sarà accorto, ma i prelati non la pagano per le loro abitazioni, nonostante abbiano uno stipendio, peraltro pagato in gran parte dallo Stato, come visto nell'altro video. Quanti soldi quindi continuano a mancare ogni anno? Difficile dirlo, ho trovato qualche cifra online, però non ne sono molto sicuro, quindi non voglio dire cose sbagliate. Altre tasse. Ora, non volendo io sostituire i vari guru della finanza che ci sono online né convincervi a investire in criptovalute o in NFT, andrò veloce con una raffica di esenzioni e sgravi fiscali di cui gode la Chiesa. Vai con l'elencone. E lo leggo perché non me le ricorderei mai tutte. Imposte sulle rendite finanziarie della Chiesa, mai pagate fino al 2014 e mai recuperate. IRES e IRAP, imposte sui redditi delle società e delle attività produttive, dimezzate in quanto la Chiesa viene equiparata per legge agli enti con finalità di beneficenza o istruzione. Porca vacca quanto pesa sto computer, madonna. IVA agevolata, in molti casi, non tutti. Esenzione dell'imposta di successione. Edifici religiosi esonerati dal pagamento del contributo di costruzione, perché si tratta di opere di interesse generale. Esenzione dell'attestato di prestazione energetica per chiese e similari. Esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, per l'effettuazione delle attività di culto. Agevolazioni tariffarie per affissioni e insegne a contenuto religioso, poiché riconosciute come a fine non economico. Raga, la posa meno ergonomica del mondo, mi sono lussato una spalla. Mega totalone e siamo oltre i 250 milioni l'anno. Ora, con questo mega elencone possiamo mettere una bella spunta sulle agevolazioni e gli sgravi fiscali, ma prima di salutarci c'è un altro mega paragrafo di cui vorrei parlare, ovvero quelli che io chiamo costi derivati. I costi derivati. Con il termine costi derivati intendo tutti quei costi che lo Stato o i comuni devono sostenere per la convivenza con la Chiesa o per scelte politiche. Facciamo il primo esempio. Lo sapete che l'INPS paga anche la pensione ai preti? Pensioni ai preti. Dal 1973, sotto l'INPS, esiste un fondo dedicato al clero chiamato Fondo Clero, a cui sono iscritti poco meno di 15.000 parroci. Difatti, come ogni lavoratore, anche i preti vanno in pensione, lo fanno a 68 anni o a 65 con 40 di contributi. I contributi vengono versati sul Fondo Clero. Il problema è che questo fondo ha un disavanzo pazzesco e ogni anno perde milioni di euro, tanto che ormai grava un debito di oltre 2 miliardi, debito di cui deve farsi carico lo Stato, foraggiandolo annualmente per coprire questo buco, perché vi ricordo che è sotto l'INPS. Il motivo è molto semplice, in questo fondo non sono state ricalcolate le pensioni, come quando è stato ricalcolato con la legge Monti-Fornero, il sistema pensionistico, ma sono costanti negli anni, come quando si è stabilito anni fa. E quindi ad oggi è come se, insomma, matematicamente per ogni prelato che versa contributi devono ricevere soldi tre prelati. Nota a margine, e con questo non significa che le pensioni siano alte e siano pensioni d'oro. Una verifica dell'INPS nel 2015 ha scoperto che il 72% dei preti iscritti a questo fondo percepisce in realtà una seconda pensione. Gli eventi. La presenza del Vaticano e delle numerose chiese sul territorio italiano comportano numerose manifestazioni ed eventi, che a loro volta comportano costi di gestione e di amministrazione di messa in sicurezza. Parlando ad esempio di una sola voce di costo e della sola città del Vaticano, ci sono 150 agenti della Polizia Statale italiana a sorvegliarla, e ricordiamo che la città del Vaticano è uno stato estero. I costi più importanti naturalmente sono in concomitanza degli eventi più grandi, come i giubilei. E ha senso la cosa. Il Papa indice un giubileo, lo Stato ci investe perché ne trarrà vantaggio. Turisti, visite, commercio vario. E sono tanti bei quattrini, eh? Guardiamo solo al futuro. Per il prossimo giubileo, 2025, lo Stato ha già stanziato oltre 2 miliardi per i lavori di ammodernamento e restauro. Ed è facile immaginare che questi costi lieviteranno. Se vi interessa, vi lascio un link in descrizione dove l'UAR
ha calcolato questi costi. Comunque, ripeto, è una cosa utile investire in queste attività. Gran parte di questi investimenti però andranno su strutture che non sono di proprietà dello Stato, ma ecclesiastiche. Quindi è come se lo Stato pagasse dei lavori. E ricordiamo, come da video precedente, che già sono finanziate queste opere di norma. I fondi europei. Con la stessa logica del Giubileo, l'Italia e l'Europa riconoscono l'utilità sociale delle strutture ecclesiastiche, quindi spendono dei soldi per la loro manutenzione. Prendiamo solo le iniziative più recenti, come il PNRR, famosissimo, all'interno del quale troviamo una voce chiamata Recovery Art. Per il Recovery Art sono previsti, e leggo perché non mi ricorderò mai, 240 milioni per garantire la sicurezza sismica di 257 luoghi di culto di proprietà della Chiesa e altri 250 milioni per restaurare 286 chiese appartenenti al patrimonio del Fondo Edifici di Culto, FEC. Un altro grande progetto è Caput Mundi, un progetto che garantirà alla capitale, in occasione del prossimo giubileo, 500 milioni di euro. Estendiamo un velo pietoso sulla brochure di Caput Mundi che abbiamo presentato all'Europa per farci dare i soldi. Oh, vediamo un po' gli obiettivi di Caput Mundi. Rafforzare il potenziale di crescita del paese sfruttando il volano del grande evento del giubileo del 2025. Favorire la creazione di posti di lavoro e competenze verdi e digitali. Va che bello, ci ha messo anche il green e il digital che piacciono un sacco. Ridurre la disoccupazione giovanile e femminile. Che bello, i giovani e le donne. Accrescere la coesione e l'inclusione sociale, che piace tanto l'inclusività all'Europa. Bello, bello, ma di concreto cosa significa? Rifacimento delle facciate delle chiese, manutenzione dei percorsi del giubileo e opere di restauro dei punti di interesse di Roma. Che cazzo c'entri, non lo so, ma i soldi ce l'han andati, quindi bene, speriamo che non li richiedano indietro. E ora sì che possiamo mettere la parola fine a questa trilogia di video sui costi della Chiesa. Abbiamo parlato degli introiti, abbiamo parlato dei sussidi, delle agevolazioni dovute al fatto che la Chiesa è un ente no profit. Ora sta a voi farvi un'idea. La Chiesa ad oggi offre sicuramente dei servizi impareggiabili che vanno a coprire le carenze del nostro Stato inefficiente. Tuttavia, nel corso dei video abbiamo visto come anche nello Stato più pieno di luce vi siano delle ombre, delle aree di miglioramento. La parola a voi. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Io vi saluto e se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace, di iscrivervi ai social che trovate in descrizione, Instagram, Telegram e TikTok. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!